Si è parlato di sanità, solidarietà e volontariato ieri pomeriggio a Sala Consilina, presso il Salone delle Conferenze della Chiesa della Santissima Trinità. Sotto i riflettori le iniziative portate avanti nel corso dell'anno nell'ambito del progetto Angeli Car, attivato dall'associazione Fiore di Mandorlo Caterina Russo, Onlus, grazie al sostegno di Sodalis Salerno e all'azione concreta di donazione dell'auto utilizzata come taxi amico da parte del presidente della BCC di Sassano Antonio Calandriello. E in particolare proprio Taxi Amico si è dimostrato il fiore all'occhiello del progetto Angeli Car, dimostrando di aver colmato un vuoto importante con il suo servizio gratuito di accompagnamento in auto presso i presidi ospedalieri e centri privati, destinato alle persone affette da patologie oncologiche per cure, controlli e visite mediche. Le difficoltà ci sono, per cui è importante il volontariato, ma non solo, ecco, ringraziare questo gruppo di volontari, ma far capire, educare gli altri al volontariato, perché oggi è difficile che la cosa pubblica, ecco, quindi la cosa pubblica mi riferisco soprattutto agli ospedali, ai centri insomma abilitati per questo, perché noi parliamo di malati oncologici tra l'altro, non parliamo di fesserie, per cui non hanno i fondi, non hanno le forze. È importante allora che si educhi, che veniamo educati, educhiamo gli altri al volontariato, inteso non come sostituzione, ma come sostegno, come supporto nel piccolo, per cercare di dare un piccolo sollievo a chi soffre, ma anche alla famiglia, a chi è chiamato in qualche modo a lottare contro la malattia. Il messaggio è quello che ho dato anche durante la conferenza: dobbiamo cambiare vocabolario, dobbiamo non parlare più di cura, ma dobbiamo parlare di educazione. Bisogna non curare ma educare ai valori, educare ad uno stile di vita un pochino più sano, educare ad una sana alimentazione, perché di cancro oggi si può guarire, si guarisce di cancro, però ripeto, ci vuole educazione, quindi ripartire dalle fondamenta, ricreare l'uomo, ricreare nuove opportunità di cura anche, perché è giusto che l'uomo sia capace di scegliere. Ci si può curare in tanti modi e bisogna che ciascuno di noi scelga quello più giusto per sé. È stata una bella giornata nella quale l'associazione Fiore di Mandorlo si è preoccupata di rendicontare economicamente e operativamente alla cittadinanza tutta i risultati ottenuti con il progetto Angeli Car, che è stato un progetto che è stato finanziato all'interno dell'azione promossa da Sodalis, pratiche di sussidiarietà, percorsi di progettazione sociale. Ci piace questa prassi di informare la comunità su come vengono anche utilizzati i fondi economici e sui risultati che si ottengono nei progetti. Questo pensiamo che sia una buona direzione per cercare di promuovere sempre di più il volontariato all'interno della comunità del Vallo di Diano.